Questo è il primo di una serie di video in cui vi parlerò come vendere foto, le vostre foto su internet, foto e video con le agenzie stock. Una cosa che io faccio da un po' di anni, lavoro come fotografo, ho lavorato per giornali, per Google come fotografo certificato e qualche anno fa ho cominciato a caricare le foto su queste agenzie stock, fatto un po' per divertimento, per soddisfazione, per guadagnare qualcosa di extra. E la cosa mi è piaciuta e mi piace ancora. Ora, io non lo faccio a tempo pieno, quindi i miei guadagni mi servono per comprarmi un obiettivo, rinnovare la macchina fotografica o il mio computer, quindi un po' di soddisfazione mi sono levato caricando queste foto con queste agenzie. C'è chi lo fa anche a tempo pieno e ci guadagna anche, alcuni guadagnano anche bene. Quindi è una scelta personale, uno lo può fare a tempo perso a tempo pieno, insomma. Vi dico, allora, in questo primo video vi darò una panoramica generale sulle agenzie più importanti, quelle che sono più conosciute. Io ho caricato le foto su tante agenzie, ho provato un po' a vedere per fare il confronto. Ora sono rimasto con 4-5 agenzie che quelle sono quelle più importanti, quelle che pagano meglio, quelle che insomma è più facile anche caricare le foto. Quindi vi darò questi consigli su con quali agenzie lavorare e mandare le foto. Alla fine del video vi dirò il nome dell'agenzia con cui iniziare e anche, vi dirò anche il perché iniziare con questa agenzia. Comunque, cominciamo a fare i nomi di questi siti, una carrellata veloce. Vi dirò anche quanto ho guadagnato con ogni agenzia, insomma. Questo è il primo, è Shutterstock, sicuramente avete sentito parlare. E qui vi dico anche i miei guadagni. Vedete, qui ho 33 centesimi perché ieri mi hanno mandato l'ultima rata dalla vendita delle ultime foto che erano 80 dollari. E vi faccio vedere il guadagno totale con questa agenzia, che sono quasi 3.000 dollari. Ho venduto 3.647 foto. Poi c'è Dreamstime e qui andiamo nella mia area. Vedete, ho guadagnato 2.000 e no, scusate, 1.280 euro. Cioè l'attivo è 40 dollari. L'altra agenzia che è Adobe Stock, che è un nome che è una garanzia che c'è dietro Photoshop e Lightroom, che hanno comprato un'agenzia grossa l'anno scorso, si chiamava Fotolia, e poi hanno cambiato il nome in Adobe Stock. E qui ho fatto 439 euro. Quell'ultima, che ho la penultima, è Istock di Getty Images, che era una delle prime agenzie foto stock, insomma, che hanno cominciato a vendere foto. Però qui ultimamente sta facendo un po' di scherzetti ai fotografi, ha abbassato un po' i prezzi e le commissioni sulle foto, quindi tanti fotografi sono arrabbiati e alcuni hanno ritirato anche le loro foto da questo sito. Comunque anche di questo parleremo più avanti nei prossimi video.
L'ultimo è Pond 5, che per la verità un sito più per vendita video che foto, però si può vendere anche foto. E qui vedete, qui ho iniziato da poco, da qualche mese, a caricare dei video fatti con la mia Reflex. I guadagni sono, vedete, il primo video l'ho venduto 80 dollari, 79, 12,50, 12,50, 37, l'ultimo 1,17 euro, forse l'hanno comprato a risoluzione molto bassa. Comunque, vedete, anche lì qualche soddisfazione si può vendere, insomma, anche dei video, anche se non sono un fotografo, io sono fotografo con i video, ho cominciato da poco. Faccio vedere per esempio uno dei video che ho caricato, sono degli uccellini che ho fatto sulla terrazza di casa mia. Quindi ho cominciato a vendere quasi da subito. Allora, quanto si guadagna per foto? Cominciamo con Shutterstock. Shutterstock inizia con a pagare per ogni foto venduta 25 centesimi per fotografi nuovi. Questo dalle foto vendute con abbonamento. E poi quando si vende un tot di foto, mi pare sopra 1000 foto, si passa a 33 centesimi a foto. E poi più avanti si passa a 38, mi pare, centesimi. Però non so, anche se qui conta la quantità, per esempio io alcune foto le ho vendute su 300-400 volte, però a volte pagano anche, per esempio ci sono foto su richiesta, quando uno compra una foto singola la paga di più, quindi noi guadagniamo di più. E qui per esempio sono 2 dollari 48, 2 dollari 45, 33, 33, qui addirittura 42, 83, 43 dollari quasi. Insomma, ogni tanto anche si guadagna anche bene per una foto singola. Una volta ho venduto una foto a 150 euro, quindi si va da 25 centesimi fino a 150 euro. E altri siti anche hanno un'altra politica. I stock, come dicevamo, ora ha abbassato molto i prezzi della vendita di foto in abbonamento, però anche lì ogni tanto, l'altro ieri ho venduto una foto a 45 euro. Shutterstock, no, scusate, Dreamstime e Adobe Stock comunque sono quelli, non vendono una quantità come Shutterstock e Istock, però pagano più su ogni file venduto. Qui Adobe Stock, per esempio, il minimo che io ho ricevuto sono 99 centesimi, quindi è la cifra più alta di altri siti. La Dreamstime anche paga una percentuale più alta. Poi qui ogni volta che la foto viene venduta si alza di livello, comincia con il livello 0, poi 1, 2, 3 fino a 5. Ogni volta che va su di livello si guadagna anche di più sulla vendita. Quindi c'è questa politica di aumentare il prezzo ogni volta che la foto viene venduta, salita di livello. Allora, detto questo, non voglio farla troppo lunga. Come ho detto in questo video, volevo darvi solo una panoramica generale. Ah, poi una cosa molto simpatica su
su Shutterstock, che dà molte soddisfazioni, vedete. Ci dicono ogni foto dove è stata venduta. Per esempio questa Stati Uniti, sempre Stati Uniti, Repubblica Ceca, Italia, Polonia, Corea, Giappone, insomma, Italia, Giordania, l'ultimo in Giordania. Comunque dà soddisfazione a sapere che le nostre foto vanno in giro per il mondo. E detto questo, allora, vi dico il primo nome, la prima agenzia, se siete all'inizio, con cui iniziare. Perché iniziare con questa agenzia? Perché è l'unica o una delle poche che non chiede prima una prova. Gli altri siti, le altre agenzie chiedono una prova che dobbiamo mandare, mi pare, 10 foto. Se passano, può cominciare a vendere, se no bisogna aspettare un mese, rifare la prova un'altra volta. Invece questa Dreamstime non chiede questa prova. Vi faccio vedere, esco dalla mia pagina. E vi metto comunque il link di questa pagina giù nell'iscrizione, così cliccando su questo link andate direttamente su questa pagina, andate qui, iscriviti gratuitamente. E potete subito cominciare a caricare le foto. Qui entro nella mia pagina e vi faccio vedere come caricare le prime foto. E allora, qui nell'area o si clicca qui, vedete, carica un file. Comunque qui c'è l'area gestionale dell'utente, che vi dicono quante avete guadagnato, quanti file avete online, quanti file dovete ancora completare. E qui si clicca su carica un file, si apre questa pagina, si può cliccare qui e scegliere il file dal computer, oppure come preferisco io. Comunque qui si può caricare file e video. In altri siti come Shutterstock i video vanno caricati a parte con l'FTP, ma anche qui comunque si può caricare con l'FTP, però c'è questa possibilità di caricarli direttamente. Allora proviamo a caricare una foto, mettiamola qui. E poi va nella pagina dove dovete, vedete, ora la stanno processando. Nel frattempo vi do però un consiglio: prima di mandare le foto, siccome se volete mandare anche foto per altre agenzie, la stessa foto, conviene o con Photoshop o con un altro programma mettere le informazioni della foto su già prima di mandarla, di inviarla. Qui chiedono il titolo, la descrizione, che è molto molto importante, e poi le parole chiave. Le parole chiave qui a Grips, qui ho fatto, c'è lo sbaglio. E poi vabbè, si salva questa immagine con l'informazione, che come ho detto potete farlo anche con un altro programma. Vediamo qui se ha già caricato. Ok, vedete, quando processano l'immagine va su questa pagina che dobbiamo completare queste informazioni. Io, siccome le ho già messe con Photoshop, quindi a parte lo sbaglio qui che lo devo correggere,
Ok. Comunque qui si può aggiungere anche altre parole chiave, oltre a quelle che abbiamo messo su Shutters, con Photoshop. Bisogna mettere anche le categorie. Comunque il sito ha riconosciuto da solo la categoria da mettere, vedete, agricoltura, piante e alberi particolari. Se no dobbiamo scegliere noi da questa lista qui. Poi quando la foto è pronta si fa invia. E poi, vabbè, qui ci dà il prossimo file che lo farò dopo. Qui vedete, questi sono file in attesa li controllano prima di metterli in vendita. Questo ci vogliono ancora 14 ore, 36 ore, 36 ore. Quindi da un giorno a 3 giorni ci danno la risposta se la foto è stata accettata o no. Altri siti ci mettono pochissimo, ma comunque Shutterstock è quello più veloce, che a volte ci viene anche dopo un quarto d'ora, ti dicono l'esito della. Non so come fanno, forse hanno un sistema, un algoritmo nuovo, incredibile, perché dopo 10 minuti sai già se ti mettono la foto già in vendita. Comunque, come dicevo, abbiamo messo il link di sotto per iscrivervi, per altri siti, non solo per Dreamstime. E se avete qualche domanda, mettete nei commenti, vi rispondo subito. Spero di rivedervi nei prossimi video. Se vi iscrivete al mio canale, anche vi arrivano le notifiche. E io vi guiderò passo passo in questo mondo della vendita di foto online. E vi darò un po' qualche trucco, quali foto sono più richiesti, come fare a riuscire a vendere, perché non è facile, però non è difficile se uno lo fa con un po' di passione, un po' di intelligenza, un po' di trucchi, insomma. Per esempio, vedete questa foto, vi do un esempio, una delle mie foto che sta vendendo tanto. Questa foto di ombrelli, però è fatta in modo particolare, dall'alto, prospettiva diversa, composizione interessante, colore. Quindi questa sta vendendo quasi anzi, vendi tutti i mesi. Quindi vi darò dei consigli come vendere, cosa mettere, come preparare le immagini, come caricarle per ogni sito. Per ora tutto e spero di vedervi nel prossimo video.